Ah, vi ho sgamato. Benvenuti su Danza con Joy. Oggi vi porto un contenuto che vi farà venire un sacco di sensi di colpa. Parliamo di buone abitudini che ogni studente di danza o ballerino o professionista o appassionato di danza dovrebbe comunque prendere, ma in realtà che nessuno poi fa. Me compresa. Mea culpa, mea grandissima colpa. Sarà comunque un video breve, proprio delle pilloline piccoline, però vi darà sicuramente qualche spunto per magari modificare, tra virgolette, la vostra routine danzereccia, migliorandovi, insomma, prendendo delle buone abitudini, ecco. Buonissima abitudine da prendere, soprattutto se si hanno problemi di memoria, il ripasso delle coreografie e degli esercizi prima delle lezioni. E con prima delle lezioni io non intendo i 5 minuti precedenti, perché i 5 minuti precedenti, secondo me, non è funzionale. Un ripasso, non dico quotidiano, però costante, quindi comunque dal momento in cui hai finito la lezione X che poi dovrai ripassare, ogni tot giorni ripercorrerla mentalmente, riascoltarsi la musica, vedere un attimo se c'è qualche dubbio o cose del genere, in modo da arrivare preparati alla lezione successiva. Chi è che lo fa? Io non ne ho mai avuto bisogno perché avevo bisogno, perché ho sempre avuto una memoria d'elefante. Adesso che ho un po' meno memoria, non sono abituata a farlo e non riesco a prendere questa abitudine bellissima. Altra cosa che ho già detto in diversi video, ma che pochissimi, pochissimissimissimi fanno, è il riscaldamento autonomo prima della lezione. Quindi sciogliere e scaldare le cose che servono prima della lezione, quindi non assettarsi in aula con le braccia conserte, aspettando l'arrivo dell'insegnante che metta la musica e poi forse mi alzo e inizio a fare la lezione insieme a tutti gli altri. Ma entro in aula, mi sciolgo, comincio a sciogliermi in modo che poi sarà tutto più semplice. Se avete bisogno di qualche idea per scaldarvi velocemente, ve le lascio qua sopra in un video che ho fatto tempo fa per questo format. Questa è la più bella di tutti. Adesso voglio sapere nei commenti quanti di voi effettivamente lo fanno oppure ammettete le vostre colpe. L'allenamento durante le vacanze. Veramente io voglio vedere, voglio sapere se c'è qualcuno che costantemente, quando non c'è la lezione canonica e regolare durante l'anno, se si mette ad allenarsi tutti i giorni per rimanere appunto in allenamento in vista della ripresa delle lezioni, che siano vacanze di Natale, vacanze di Pasqua, ponti di vario genere, weekend, vacanze estive. Dopo le vacanze estive, ragazzi, io ho dei pezzi di legno in aula che non avete idea. Vabbè, non lo fa nessuno, però potrebbe essere una buonissima abitudine, anche qua, non dico tutti i giorni perché tutti abbiamo bisogno di vacanze, però ogni tanto mettersi lì e fare esercizi in modo appunto da non arrivare pezzi di legno alla prima lezione dell'anno. Ecco, almeno nelle vacanze lunghe, ecco, poi nei ponti, vabbè, i ponti fa niente. Oh, una pratica bellissima soprattutto per gli amanti dell'ordine e delle pulizie di primavera, il riordino dei costumi di scena. Capita tante volte, a me in particolare, ma anche in altre situazioni artistico-scenografiche, che serva magari recuperare un dato costume di scena da qualche saggio vecchio, rimodernarlo, risistemarlo, riadattarlo alle forme che sono cambiate nel tempo, di qua e di là. Ma ovviamente se uno, finito un saggio, prende il sacco dei costumi e lo butta nel suo magazzino così senza dargli nemmeno un occhio, non troverà mai quello che gli serve. Di conseguenza è molto utile per un ballerino, comunque chi frequenta danza, soprattutto chi fa tanti balletti in ogni spettacolo e quindi ha tanti tanti costumi, avere un armadio apposito, una sezione dell'armadio apposita nel quale ordinatamente ci sono i costumi, magari in ordine di colore o di taglia, insomma, com'è più congeniale per poterli poi ritrovare all'occorrenza. E questa è una pratica molto utile perché se poi un domani per andare un po' a risparmio si va a chiedere: ah, però tirate fuori quel costume viola che abbiamo usato 3 anni fa, almeno uno sa dove trovarlo, perché poi nel tempo sicuramente è anche difficile andarlo a ricomprare magari. Quindi mettete in ordine i vostri costumi. In generale tenete sempre in ordine tutte le cose che usate in scena, che siano le divise, che siano i costumi o via dicendo, perché possono sempre tornare utili. Altra cosa che io vi consiglio sempre in questo format, ma che difficilmente si va a fare, è l'arricchimento culturale, che non intende essere appunto vado a teatro tutti i giorni quando è possibile, ovviamente.
non significa mettersi a studiare sui libri le tecniche, la storia della danza e via dicendo, ma significa anche solo ogni tanto andarsi a vedere qualche video su YouTube di professionisti che ci piacciono, andare a esplorare nuovi stili, andare a leggere quell'articolo che parla di danza, di argomenti che riguardano la danza, la società, la storia della danza, l'anatomia, insomma, arricchimento culturale. Difficilmente si fa, però è sempre molto utile perché almeno si va ad approfondire una cosa che ci piace e si fa anche meglio poi, perché una volta che conosci meglio una cosa sei più stimolato a continuare a praticarla. Ecco, questo secondo me è una buonissima abitudine, non deve essere anche questa un'abitudine quotidiana, però ogni tanto va fatto secondo me. Non bisogna sedimentarsi su quello che si conosce, a cui si è abituati, bisogna sempre cercare di approfondire cose nuove, ecco. Ultima cosa, e anche qui ragazzi io ci metto la mano sul fuoco che quasi nessuno lo fa: lavorare sulle proprie mancanze, aka lavorare sui propri difetti, aka lavorare su quello che ci serve di più. Questo sono sicura che non lo fa nessuno, perché siamo sempre molto più stimolati a fare le cose che ci vengono meglio piuttosto che quelle che ovviamente ci vengono peggio. Il lavoro autonomo soprattutto andrebbe fatto invece sulle cose sul quale facciamo più fatica, perché ovviamente le cose che già ci vengono le possiamo perfezionare, ma comunque ci vengono. Invece le cose che non ci vengono, sicuramente lavorandole, possono venire alla lunga. Solo che, e parlo a una persona che ha dei difetti e che ha fatto dei periodi nel quale non voleva lavorarci sopra, sicuramente comunque lavorare sui propri difetti può aiutare tantissimo. Può essere anche, per esempio, io i tendini corti, dovrei fare tantissimi lavori in autonomia per migliorare l'elasticità tendinea, e invece i miei tendini d'Achille sono rimasti corti nel tempo, però adesso diciamo ci lavoro un po' di più, solo che adesso è tardi, ecco. Avrei dovuto farlo in adolescenza o comunque quando ero piccola, che invece mi lamentavo e dicevo no, fa male, non ho voglia di farlo. Invece bisognerebbe sempre lavorare su quello che ci serve piuttosto che su quello che non ci serve. Poi anche su quello che non ci serve, vabbè, ci siamo capiti. Comunque bisogna lavorare anche se non ci piace, bisogna comunque fare le cose che ci fanno male, perché alla lunga poi non ci faranno più male almeno, giusto? Ecco, sono concluse le cose che dovremmo prendere tutti noi ballerini come buone abitudini. Se ne avete altre fatemi sapere qua sotto nei commenti, e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate, se le fate, se non le fate. E niente, facciamo arachiri tutti insieme, dai. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like di supporto. Se pensate che possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. E se volete supportarmi ulteriormente, cliccate sul tasto iscriviti e sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo Danza con Joy il 19 di aprile, invece con il prossimo video ci vediamo il 15 per la challenge. Un bacione e ci vediamo alla prossima!